Ce l'abbiamo, ragazza, un brindisi, vai col brindisi, eccole qua, fantastiche, la nostra sposa tipica di Parré, giusto? Parré. Accento bergamasco, parré. Dillo. E dillo qua, Trapani. TTRR. Allora è vero, sei di Trapani, mettiti qua in mezzo all'amica, ragazza, prendetela in mezzo, così, ce l'abbiamo, eccola. La nostra sposa di Trapani che si chiama? Jessica. Allora, ma il grande mistero, sei di Parré o di Trapani, che non riesco ancora a capirlo? Allora, se stasera mi tagliano le vene, sono di Trapani. E perché dovrebbe succedere questa cosa? Non lo sai. Mi piace, sta prendendo il matrimonio. Ma ti ha costretto lui a sposarti? Sua mamma. Ah, veramente? Colpo di scena. Esatto, si svena per il suo sposo. Grandissimo, il primo caso al mondo di sposa che si svena per il suo sposo. Esatto, sì, okay. Esatto. Ma non fatelo mai, però. Non fatelo mai, perfetto. Allora, ma come ha fatto a conquistarti? Sua mamma è stata, no? Non lo so. Ci ha pensato tutto sua mamma. No. Ho capito, siccome del sud è un matrimonio quelli promessi, quelli... Sì, ma in realtà erano già i miei nonni che avevano già scelto Angelo. Ancora i nonni? Sì, sì. Non sapevo neanche di avere una nipote, avevano già deciso sì. di darti sposa promessa a... Angelo. Bergamasco. Un muratore bergamasco, perché giusto a Trapani hanno detto tu, tua nipote si sposerà con un muratore bergamasco? Sì, esatto. Per un discorso di cazzuola? No. Ho detto non bergamasco. No, anche... Colpo di scena, abbiamo scoperto già uno dei motivi per cui si sposa è dovuto... I nonni ci tengono a me. Cos'è che ci tieni? A me, nonni, ci tengono a me. Ah, ci tengono a te, hanno detto. Quindi a lei avrà bisogno di una cazzuola. Grossa. Ancora grossa. Una cazzuola. Cosa dite? Uno che ci sa fare con la cazzuola. Lo stai cercando anche tu? No, io ce l'ho già. Ce l'hai già, anche tu muratore bergamasco? Esatto. Anche tu muratore bergamasco? No. Quindi che attrezzo usa lui? Lui è un ferrotramviere, cos'è? Sì. Black & Decker, tra l'altro, fantastico. Ragazzi, tu ce l'hai un muratore bergamasco? No, facciamo non è un muratore. Però è bergamasco? Eh sì. Fondamentale per queste ragazze, anche tu ce l'hai? Sì. Bergamasco? Sì. Perfetto, tu ce l'hai? Chi? Tu ce l'hai? No. Scoop della serata, dillo in camera. Lei c'ha il fidanzato che ha tanti uccelli. Questa? Veramente, avvicinati un attimo, avvicinati. Colpo di scena, questa ragazza che si chiama? Debora è fidanzata con? Alberto. Che praticamente ha tanti uccelli, dicono. Fa di piuma, però. Cos'è che fa? È un geometra. Ma cazzatore! Aspetta, è un geometra che ha tanti... Non si capisce. È scoppiato il bicchiere anche. Spiega. Allora, lei in realtà si chiama Debora Colombo. I nonni, già allora, decisero per lei di trovarle un bergamasco che avesse tanti uccelli e facesse il cacciatore. Di piuma. Quindi è successo. Colpo di scena, cioè, ragazze, siete un gruppo di amiche, tutte promesse praticamente. Quindi lei no? Cioè, lei è l'unica single? Facciamo un appello, vieni qua un attimo. Vieni, facciamo un appello. Bene così. Stai bene così? Sì, sto bene. Non ti serve nessun geometra che... Ok, nessun muratore bergamasco? No, nessuno. Niente, single e felice. Sì. Va bene. Aspetta un attimo che c'è la sposa che fa dei gesti incredibili. Sai che hai detto? Niente, sono i clacson e basta. Ah, ok, allora, ecco, lei è una musicista, l'hanno sorpresa a suonare i clacson. Beh, ecco, lei, così, insomma. Allora, per lei un tassista, va bene? Di nome Uber, magari, che a lei piacciono i tedeschi. Ok, perfetto, va bene. Allora, abbracciamo la nostra sposa, ragazze, dai. Abbracciamola, perché Jessica si sposa con il re delle cazzuole bergamasche, Angelo. Sì, un urlo, vai.